Just another compact show. Mario, grazie per aver accettato questo invito a distanza. Sei il primo ospite di un compact show con cui non interagisco musicalmente. Tu sei musicista, giusto? Anzi, nasci musicista. Te lo confermo, nasco musicista. Intanto grazie per l'invito. Ci mancherà. Nasco musicista, sì, sono bassista elettrico. I miei studi sono classici, accademici, ma mi sono fermato prima di intraprendere quella che sembrava sulla carta già un'avventura professionale più o meno conclamata. Ho avuto una doppia opportunità, ho avuto la possibilità di scegliere se lavorare professionalmente nell'ambito della musica classica oppure nell'ambito della musica pop. E ho fatto la seconda scelta, la scelta più istintiva e razionale. Ricordo che il mio professore di contrabbasso mi invitava costantemente a seguirlo nei concerti. Rimasi deluso profondamente dal clima che si respirava nei camerini, clima che io all'epoca lessi come profondamente demotivato e forse anche demotivante, nel vedere magari i musicisti che leggevano il giornale, che appoggiavano i piedi sulle sedie, e intrapresi una carriera professionale nell'ambito della musica pop, e soltanto molti anni dopo mi sono reso conto che lo stesso clima si respira anche nei camerini della musica pop. La decompressione del camerino vuol dire tante volte anche cercare di allontanare la tensione pensando ad altro. Poi ci sono varie, come dire, teorie e anche vari atteggiamenti. Vari atteggiamenti, è così, sì, infatti. Conosco musicisti classici che invece vivono uno stato di trance totale, passano magari 10 ore di lavoro per presentare un concerto di 45 minuti, 10 ore al giorno. Vabbè, io evidentemente nell'animo ero già poco. Posso vantare di aver attraversato tutto il caleidoscopio dei generi musicali. Ho praticato il musicista nell'ambito della musica leggera, di intrattenimento, rock, pop, soul, rhythm and blues. E questa visione d'insieme quanto ti è servita in quello che fai adesso? Perché, diciamolo, insomma, Mario, tu sei a capo di una delle etichette in ambito jazzistico, ma non solo, una delle migliori in Italia, tra le migliori anche a livello internazionale. Questa visione che hai avuto d'insieme di musica classica, di pop, questo miscuglio, te lo sei ritrovato nella tua attività attuale? Il mio vissuto è evidentemente ricco di tantissime sfaccettature. Un vantaggio che, ecco, mi viene riconosciuto dagli artisti, dagli interlocutori, spesso poi si diventa amici nell'ambito della mia attività discografica, è quella di essere un musicista. Devo dire che nella maggior parte dei casi il produttore non è un musicista. Magari il mio essere musicista rappresenta un limite da una parte, ma certamente un vantaggio dall'altra, perché mi sembra di riuscire normalmente ad avere un atteggiamento piuttosto empatico con gli artisti e i musicisti. Molti musicisti, se intendono che tu ci capisci di musica, in qualche modo aprono una porticina, ti ascoltano più volentieri. Una forma di rispetto anche diversa. Una forma di rispetto, e questo mi torna in termini di gratificazione personale, perché poter anche incidere minimamente con un suggerimento, con un contributo ideale al processo artistico e creativo, e devo dire che per me musicista è un modo straordinario di sublimare la mia attività musicale. Devo dire, suoni ancora, ti capita ancora? Suono ancora, ma una volta era la mia attività prevalente, lo è stata per 30 anni. Continuo a suonare con un paio di progetti insieme ad amici. Io ho fatto una vita lavorando per altri, anche se ho avuto la fortuna di avere mansioni, ruoli, a volte compiti piuttosto interessanti, soddisfacenti. Ho potuto sbizzarrirmi dal punto di vista compositivo, creativo. Ho avuto la fortuna anche di vedermi assegnare dei ruoli di responsabilità, quindi non mi posso lamentare. Mi ricordi un po' la figura del direttore vendite che ha fatto il venditore per strada prima, insomma, quello che conosce tutti gli step. Sì, questo sì. Immagino di avere invece dei limiti dal punto di vista magari del marketing, di quello che è l'approccio del classico venditore. Io quando faccio delle scelte ti devo dire che è una cosa più forte di me, privilegio l'aspetto emotivo e anche istintivo. Una cosa mi deve piacere. Allora a quel punto lì divento anche un discreto venditore. E non ho questo, io proprio non mi attivo. Tu hai messo su un'etichetta di grandissimo rispetto. Faccio qualche nome: Dado Moroni, ovviamente Guido Di Leone, che condividiamo come amicizia, Fabrizio Bosso, jazzisti di grandissima caratura e levatura. Quando è nata l'idea
di passare dall'attività di musicista all'attività di discografico in generale? Farò sorridere tutti. Sono sempre stato un musicista atipico, classico musicista, lo dico, magari anche di buon talento, però di scarso impegno ed applicazione. Col passare del tempo ho scoperto che io ho un'attitudine per cui devo fare tante cose, le più svariate, pur rimanendo sempre ancorato al mondo della musica. Quindi la mia grande passione, che però in qualche modo mi deve vedere, dire, impegnato su diversi fronti. Per cui non mi sono lasciato mancare niente all'interno del comparto musicale. Insegnavo 20 anni fa nella scuola diretta da quello che poi è diventato uno degli artisti più significativi della mia etichetta, che dirigeva e dirige ancora e tuttora il Centro Espressione Musicale di Gallarate. L'artista in questione è l'armonicista Max De Alo. All'epoca nella scuola c'erano musicisti con cui poi ho intrapreso il cammino discografico, per esempio Massimo Moriconi, Stefano Bagnoli. E allora, mentre si discuteva così del più e del meno, magari in pausa caffè... Infatti, davanti alla macchinetta del caffè nascono le migliori cose. No. Allora, diciamo la verità, 20 anni fa, storicamente, la discografia italiana viveva un momento di transizione, per cui raccoglievo i malumori, per esempio l'aspetto grafico, il fatto che magari non c'era, come dire, una progettualità, un impianto a livello di promozione, distribuzione. Cominciavano magari a intravedersi qualche piccola crepa. C'erano queste etichette che operavano all'epoca che magari da qualche punto di vista non dava loro soddisfazione. E mentre si facevano questi discorsi, il loro sguardo si rivolgeva al mio, che magari io pacificamente bevevo il caffè ascoltando. E io me la sono spiegata così. Loro sapevano di questa mia natura, come dire, un po' poliedrica. Poliedrica. E quindi secondo me mi guardavano, era come se volessimo dire: ma perché non lo fai? E allora? Cioè, ti aspettava, allora non dici niente. Qualcuno ebbe anche l'ardire di dire: Mario, ma perché non ci fai tu da discografico? E io naturalmente risposi sempre con il solito mio, a volte, atteggiamento istintivo: perché no? E da lì sono nati i primi due dischi del mio catalogo. Molti amici mi hanno coinvolto a loro rischio e pericolo a suonare insieme. La prossima volta che ti avrò ospite sarà da musicista. Ecco, bravo, prendi l'arma. Ho un angolo della mia abitazione dove ho naturalmente i miei strumenti. È bellissimo. Il tipico Fender Jazz. L'ho preso nell'84 in occasione della mia seconda tournée professionale. Ti ricordi con chi suonavi? Orighezzi. Ah, fantastico. Vivevamo tutta Italia all'epoca. Prima dell'acquisto di questo basso avevo la consuetudine di cambiare strumento 2 volte all'anno. Il Fender non riusciva a piacermi. Quell'anno acquistai questo basso, io avevo il mio negoziante di riferimento, che è il mitico Raf Montrasio di Gustarsizio. Raf Montrasio era il chitarrista mandolinista di Carosone, per la prova. Vidi questo strumento, lo provai e dissi: lo prendo. Non ho più cambiato un basso in vita mia. E vedi, a un certo punto è come il matrimonio, uno si ferma, a un certo punto si deve rilassare, deve mettere radici. Dai tuoi primi 2 dischi in catalogo, ora sono, credo, 200, 300. 250. Questo implica che tu ascolti un sacco di roba. Ti svegli la mattina e dici, beh, adesso ascolto. A parte in questo periodo, il lockdown credo che abbia coinvolto un po' tutti. Poi magari mi dici in che maniera ha impattato anche sulla tua attività. A livello generale ti devo dire che la mia attività è talmente variegata e densa che non riesco ad avere un metodo. Ho un'agenda talmente fitta che in linea di massima faccio fatica a rispondere alla tua domanda. L'ascolto per me è un elemento pressoché imprescindibile. Tu ascolti tutto? Naturalmente mi arriva materiale anche da tutto il mondo, vorrei dire, principalmente dall'Italia. Per me è un fatto quasi religioso, io devo ascoltare tutto. È molto estenuante. È molto faticoso, certo. Una specie di, però... dire, è anche una grande responsabilità, perché è un ascolto distratto. Però è una cosa che sento. Il mio ambiente privilegiato è la macchina. Io continuo a spostare lo stesso impianto quando cambio le macchine. Ormai e in linea di massima mi ci ritrovo col suono, per cui i parametri sono quelli, e quindi anche se non è un ascolto ottimale, riesco a fare una valutazione non solo artistica, ma anche tecnica. Sai come suonerà poi, diciamo.
Oggi fare un disco da un certo punto di vista è semplice. Secondo me oggi pubblicare un disco significa che niente deve essere lasciato al caso. Un'ottima registrazione se possibile, un'ottima grafica se possibile. Le vostre copertine sono stupende, basta dare un'occhiata al catalogo. Ci sono alcune cose, sono dei quadri. Allora, da questo punto di vista i complimenti li riporto alla mia moglie. Che è una grafica di professione e che io negli ultimi anni ho sempre più spesso strappato alla sua attività. Però per me è diventato un valore irrinunciabile, perché lei, non dovrei dirlo, ma è veramente brava, secondo me. Al di là Guarda, io te l'ho detto senza saperlo, quindi ecco. I miei complimenti erano proprio sinceri. Non voglio dire la solita cosa che dietro l'attività di un uomo c'è sempre una donna che in qualche maniera lo supporta, ma è di fatto è così. Io credo che sia così, Marco. Diciamo che la cosa la si può anche vedere, come dire, dall'altro lato. Quando due anime, diciamo, si incontrano e uno dei due ha delle virtù, di solito poi si può trovare qualcosa di virtuoso anche dall'altra. Allora, parte. Guarda, mai avrei creduto di citare mia suocera, ma devo farlo, lo faccio con tutti quelli che ci stanno ascoltando. C'è una bellissima frase che dice: la buona moglie fa il buon marito fa la buona moglie. Cosa vuoi dire? Un monumento a tua suocera. Perché anche fare i panzerotti. È un manifesto che sottoscriverei. Perfetto, perfetto, va bene. Ne facciamo un disco. Noi siamo stati tutti, noi musicisti in particolare, siamo molto provati in questo periodo. Dal punto di vista del mercato, tu che hai il polso della situazione, è successo qualcosa in questo momento così particolare legato al coronavirus? Sì, drammatico calo. Allora, quello fisico lo si può comprendere, chiudono i negozi, chiudono i distributori in tutto il mondo, di conseguenza i dischi rimangono in magazzino. Inizialmente si pensava, la gente è costretta a stare a casa, avrà voglia di leggere qualche libro e magari di acquistare qualche disco per corrispondenza. Sì. Questo non è avvenuto. E invece il digitale, che è più immediato? Il digitale ha avuto anch'esso un grandissimo calo. La maggior parte delle persone ascolta musica viaggiando, quindi tutti quelli che lavorano con la macchina e viaggiano, oppure nella postazione, in ufficio, nel posto di lavoro. Quindi sono venute meno proprio le occasioni di ascolto per alcuni degli utenti. Stando in casa, io ho potuto registrare che qualcuno ha avuto sostanzialmente una sorta di abbassamento delle proprie tensioni, delle proprie pulsioni, delle proprie voglie. L'anticamera della depressione. Non tutti abbiamo vissuto nello stesso modo. Tu come l'hai vissuta, se posso chiedertelo? Ti devo dire che... Perché tu sei in una zona abbastanza, insomma, calda dal punto di vista. Io sono in Lombardia, in una delle zone, tutto sommato, meno colpite rispetto alle province limitrofe. Penso a Bergamo, a Brescia, un disastro. Milano, che comunque sono a 20 chilometri da qua. Qui... il lockdown ha veramente pesato. Personalmente ho avuto una reazione opposta. Io negli ultimi anni probabilmente accusavo un po' di stress, si dice così oggi. E il fatto di rimanere fermo, tra l'altro un fermo totale, io rispondo a 100 telefonate al giorno, a 200 email, zero, spettacolare. Per alcuni giorni è stato così. E questo mi ha permesso di ritrovare un equilibrio interiore un po' smarrito, un po' perso. Intanto sono riuscito ad esaurire tutto l'enorme lavoro che si era accumulato. Dopodiché ho cominciato a leggere, una cosa che ho sempre fatto, soprattutto quando suonavo. Durante i viaggi ho sempre letto dei libri, sempre fatto. Leggi libri di ambito musicale oppure spazi, romanzi? No. Di ambito musicale proprio no. Niente. Non avrebbe senso, cioè il 99,9% della mia vita è fatto di musica. Ma guarda, ma sai che io certe volte quando sento molti colleghi che leggono biografie su biografie di musicisti, la storia, mi sento a volte quasi un po' in colpa, dico mannaggia, ma io mi sono letto, il mio libro preferito è Il Conte di Montecristo, dico dov'è, ma come faccio qua? E invece no, questo mi consola sapere che... Non sono solo. Allargare i propri orizzonti alla fine diventa un arricchimento che poi noi magari convergiamo in qualche modo. Ma per forza te lo ritrovi in qualche maniera. Se tu ti concentri solo sulla musica, dopo un po' di anni secondo me ti sterilizzi. Questa è la mia idea. Certo. Rispetto a tutto e tutti. È anche la mia, devo dire, comunque natura un po' curiosa. E oltretutto ho sempre letto... Quando suonavo e viaggiavo io entravo negli autogrill.
quindi una roba anche abbastanza... Ah, ti sei trovato anche i romanzi Harmony tra le mani, allora. Mi sono trovato di tutto. Ah, devo dire che io mi sono sempre ispirato molto volgarmente e banalmente alla lettura del retro della prima di copertina. E lì subentra sempre il mio istinto, la mia curiosità, argomenti vari. Questo potrebbe interessarmi, lo prendo. E certo, beh, d'altro canto è fatta apposta, la quarta di copertina è fatta apposta. Sai, ecco, che a proposito di copertine, un sacco di utenti della musica che magari fanno uso di musica digitale, manca la copertina fra le mani. C'è, secondo te, una... in futuro, non so, inventarsi una digitalizzazione della copertina, metterla insieme all'album digitale? Ma allora, soluzione? Ma quello volendo c'è già. Il grafico può confezionare un menabò, un booklet a buona definizione e renderlo disponibile. Ti devo dire, Marco, ho ragionato molto su questo fatto. Gli acquirenti che ancora amano il supporto fisico, quindi il CD o il vinile, sono persone che hanno un'abitudine, una consuetudine, psicologicamente parlando, romantica, cioè un riflesso romantico. Sì, senza dubbio. Ho goduto nella mia vita, ascoltando musica e sfogliando le copertine, sia dei vinili che dei CD. Nel nostro immaginario è un tutt'uno a cui facciamo fatica a rinunciare. Ma è perché siamo vecchi o perché... cioè, magari il quindicenne questa perché cosa non è mai... Perché siamo meno giovani. Bravo, mi piace questo punto di vista, sei un ottimista. Noi probabilmente siamo degli analogici, tra virgolette. Beh, senza dubbio. I ragazzi e le nuove generazioni nascono con una consuetudine completamente diversa, ma la musica l'ascoltano, è cambiato il modo di fruire. E quando tu ti abitui ad ascoltare la musica digitalmente, naturalmente si può soprassedere sulla questione tecnica, sulla purezza dei suoni, sulla portanza fisica del suono, che i miei figli conoscono relativamente, perché o ascoltano con lo smartphone, o con l'iPad, o con il computer. Tant'è vero che soprattutto mio figlio, che chiaramente ascolta magari di riflesso a volte come suona l'impianto qua, ha capito che c'è una sostanziale differenza. Ma ti hanno seguito? Sono musicisti loro? O comunque in ambito musicale? No, nessuno. No. Mio figlio... A lui piace suonare, cioè imbraccia la chitarra, mi chiede, fammi imparare, ti insegna degli accordi, la ritmica. Io ho sempre pensato, onestamente, che i figli da questo punto di vista non vanno mai costretti alla musica. Tra l'altro, tra le altre cose, insegno anche in una scuola. Mi piace staccare una mezza giornata alla settimana per fare musica, per imbracciare lo strumento, per avere un rapporto con dei ragazzi giovani. Come sempre, io ho bisogno di una varietà nella mia vita, se no mi annoio. Senti, ma a proposito di giovani, è vero che il jazz è una musica che è destinata ancora ai più grandicelli, oppure c'è un substrato di ragazzi, a parte i musicisti giovani, ma di ascoltatori giovani di jazz? Secondo me ci sono due categorie. I ragazzi che studiano musica e hanno un insegnante di jazz, con questa dinamica straordinariamente sviluppata, oggi possono maturare tecnicamente molto velocemente. Sul discorso dell'espressività è un paradosso, ma la fatica che facevamo noi quando non esisteva la didattica, il tentativo di carpire i segreti del tuo musicista preferito ascoltando e riascoltando un vinile, e solo noi sappiamo che difficoltà continuare a mettere la puntina. Alzare e mettere la puntina. Non avere un esempio visivo, non avere un tutorial su internet, non avere nemmeno dei libri, perché all'epoca c'erano pochissime cose, ci ha costretto maledettamente a tirare fuori quello che si ha. E io oggi noto musicisti bravissimi, tecnicamente incredibili. Alla fine crescono velocemente, si istruiscono ma non pensano. La tecnica, io ho sempre immaginato e saputo, che è solo uno strumento per esprimere la nostra personalità. Io vedo musicisti ipertecnici con un suono che è sempre uguale e che si rifanno un po' smaccatamente a certi idoli. Il punto è che poi a un certo punto ti devi staccare, camminare con le tue gambe e dire e far capire di che pasta sei fatto. Se tu dovessi dire adesso a un ragazzo che vuol cominciare la carriera da discografico, dovessi dargli un consiglio? Oramai la dimensione del business musicale, di quello che facciamo, è nulla. E oltretutto, se non hai passione, chi te lo fa fare? Perché non è un mestiere
a differenza di una volta, quello del discografico, che permette di fare facili guadagni. Ma ad ogni modo, se una persona ha un'attitudine, andrebbe aiutata. Il mio imbarazzo nasce dal fatto che mi rendo conto che siamo in un momento di incredibile trasformazione. Deve necessariamente fare i conti con la nuova dimensione digitale, che è un altro modo di operare. E ti devo dire, non genera grandissimi guadagni, profitti, purtroppo. Quindi si entra in una, come dire, in una tematica dove siamo un po' tutti ancora alla ricerca di una nuova definizione, di un nuovo modello. È un momento di grande trasformazione, per cui la prospettiva non è chiara. Non sono stato disattento alla trasformazione che è avvenuta negli ultimi anni. Io ho fatto anche parecchi investimenti nell'ambito del marketing digitale, ma tutto questo non si è mai tradotto in qualcosa di concreto. Dei miei colleghi che, con una storia diversa dalla mia, e magari mi permetto di dire in qualche caso senza avere le opportunità del mercato fisico che io mi sono creato, giustamente si giocano tutto sul digitale. Mi inducono a credere che il nostro ruolo di discografici sia destinato a diventare dei promotori di immagine. Perché, Marco, tradotto, quando tu fai un investimento, fai un lavoro e fai in modo che magari qualche milione di persone possa vedere il tuo video, hai fatto solo un'operazione di immagine. Puoi avere un ritorno, ma il fatturato di tutto questo è risibile. E con il mercato fisico oramai, vorrei dire, polverizzato, le alternative che rimangono sono due: puntare sempre di più sul digitale, ma rimodulare tutto, quindi offrire un servizio. Noi diventeremo delle agenzie stampa, delle agenzie di promozione. Ma quindi quelli tu, anche in ambito, per esempio, di videoclip, ti interessi tutto, anche tutto di quello che può valorizzare il prodotto creativo artistico di un musicista. Io ravvedo delle criticità molto poco condivise e che evidentemente sono anche un territorio che deve essere meglio esplorato. Per me la discografia rimane ancora quella, fino a quando, diciamo, non avvertirò che non è più il tempo. Qualche disco lo si vende ancora e secondo me ha più potenza un migliaio di appassionati che abbiano il disco di un artista in casa che 100.000 certo, che si ascoltano su Spotify. Ma è così. Perché il digitale è un modo di fruire la musica che va di pari passo col modo di fruire dell'informazione di oggi. Sì, sì, è molto più liquido. Sta scomparendo questa dimensione analogica, per cui la gente fa più fatica a leggere, fa più fatica a concentrare, la gente. Le nuove generazioni soprattutto. Sì, sì, certo. Ma noi di loro stiamo parlando. Se uno ha le radici nell'analogico, quelle rimangono. Mario, io non voglio toglierti tantissimo tempo perché è molto bello e affascinante sentire la tua storia e quante cose hai da dire e da condividere. Ancora una piccola cosa: esiste un jazz italiano, esiste un taglio stilistico, una matrice italiana del jazz? Se partiamo dal concetto che siamo una società globale, è chiaro che tutto un pochino sta diventando omogeneo. Ho un grande rispetto per il nostro paese, per gli italiani. Siamo autocritici, ci autoflagelliamo da soli, ci siamo sempre in combutta, litighiamo fra di noi. Però questo è il paese dove ci sono mille dialetti, mille modi diversi di cucinare, migliaia di vitigni, migliaia di formaggi. Io potrei dirti che ci sono diverse matrici del jazz italiano che in qualche modo traggono linfa vitale da quello che è il folklore, la cultura di ogni regione, di ogni singolo popolo. All'interno di questo straordinario contenitore uno lo declina in tanti modi diversi. E siccome abbiamo una varietà folclorica eccezionale, anche perché conosco soprattutto il jazz italiano, quindi potrei anche per quello sì, volevo il tuo punto di vista, perché proprio conosco. Noi abbiamo delle differenze assolutamente rimarcabili e riscontrabili nel modo di produrre il nostro jazz. Guarda, mi ha fatto venire in mente un musicista pugliese che si chiama Pino Minafra, che ha da tanti anni ormai abbracciato il lavoro della banda di paese, legata connessa al jazz. Ha detto: quello è il mio campo di cotone, dice lui. Perché ci sono straordinari musicisti, soprattutto strumenti a fiato, in Italia, e perché vengono quasi tutti dal sud Italia? Perché lì la tradizione bandistica si è mantenuta forte. Anche in Lombardia ci sono le bande. A
Busto Arsizio, io vengo da una frazione di Busto Arsizio che si chiama Borsano. Il direttore della banda di Borsano è uno straordinario trombettista che si chiama Fabio Buonarotta. Tra l'altro suona anche nella compagine di Mario Biondi, quindi professionisti anche di un certo livello. Però non ha rinunciato a insegnare nella banda di paese. Come dicevi tu all'inizio, è la passione che guida tutto, fa da fil rouge con tutto quanto. E qua mi sa che bisogna fare la seconda puntata, perché non so quanta roba non mi hai potuto... Io mi sono divertito. Anche quindi... io. Grazie ancora, Mario, per aver accolto questo invito. Sei stato il primo ospite non suonante dei Compact Show, però insomma recuperiamo, la prossima volta vieni con il basso. Io ringrazio tutti quanti voi per aver ascoltato ancora un Compact Show. Se vi piacciono le storie che ci sono dietro la musica, oltre alla musica, continuate a seguirci su www.compactshow.it oppure sui nostri canali social Facebook e Instagram. Se volete segnalarci qualche musicista del quale vorreste ascoltare la storia, scriveteci. Ciao e al prossimo Compact Show. Ciao, ciao Mario. Grazie a voi, ciao.